Amici di Food Spring, io sono tornata, nuovo giorno, nuovo mese, 2019, vogliamo rimetterci in forma e io penso che tutti quanti in questo gennaio si sentono fuori forma. Si sentono fuori forma per diversi motivi, che abbiamo appena superato le vacanze natalizie, dove abbiamo mangiato tutti quanti troppo, sicuramente troppo grassi saturi, troppo grassi animali, troppo zuccheri abbinato ai grassi saturi e ci sentiamo tutti un po' intasati e tutti, me inclusa, vogliamo risentirci più magri, più snelli, più scattanti. C'è una cosa che devo dirvi: è normale di prendere 2-3 kg durante l'inverno, perché abbiamo veramente un processo atavico che ci aiuta a magnizzare più grasso per superare la lunga dura inverno. E così, se ci avete 1,5 kg, 2 kg in eccesso, non ti preoccupare, già da marzo comincerai a vedere che quello se ne va da solo. Il problema sono tutti quei chili in più, da 3 kg in su, magari abbiamo bisogno di darci una mano per subito ritornare in forma. Allora, prima cosa, smettiamo di fare quello che facevamo durante le feste natalizie, buttiamo i cibi peccaminosi, ok? Se avete residui di panettoni, pandoro, toroni, regalala a qualcun altro. Dai, vai al lavoro e dici: ragazzi, guarda che vi ho portato, lo lasciate nella zona, diciamo, la zona comune dove ci sono le macchinette del caffè, così magari a boccone, pizzicone, boccone a ognuno, nessuno si fa troppo male. Però adesso andiamo a parlare di un nuovo prodotto di Food Spring, si chiama Protein Pancakes. Perché sono necessari Protein Pancakes? Perché c'è una finestra anabolica post allenamento molto importante, dove noi possiamo non solo dare una mano ai nostri muscoli, avere più verve dopo l'allenamento per avere ancora più, diciamo, sostegno, proprio per aiutare la sostanza dei nostri muscoli, però dall'altra parte anche di appagare il palato, perché comunque chi di noi non vuole avere un dolce ogni tanto? Allora, i pancakes sono americani, sono cresciuti con i pancakes, chi meglio di me potrebbe decidere se questo impasto è l'altezza, ok? Che io sono americana, ragazzi, le pancakes le facevamo a occhi chiusi, anche dopo la serata delle discoteche ti tornavi a casa e volevi mangiare qualcosa, che cosa si faceva? Si faceva dei pancakes di mezzanotte o di 2, 3, 4 di la mattina, ma quelli erano altri tempi. Allora, Protein Pancakes vuol dire un miscuglio proteico che ci permette di avere anche in tempi molto brevi, molto veloci, senza dover dosare la farina, dosare l'uovo, dosare la lievitante, tutto in una singola confezione. Dobbiamo aggiungere 8 tablespoons, che vuol dire 8 cucchiai, ok, proprio cucchiai da tavolo. Così andiamo a prendere 8 cucchiai da tavolo, 1, contiamoli, 2, 3, questo è per 4 pancakes, magari se lo potresti anche fare di meno se vuoi, 4, però seguiamo la ricetta, 4, 5, 6, 7, e 8, ok, 8 del nostro miscuglio, non dobbiamo aggiungere nient'altro di quello che ci ha detto. Poi 150 ml di liquido. La mia passione per il latte di cocco è abbastanza conosciuto sul livello social, perché a me piace tantissimo, è il mio latte vegetale preferito, ok? 150 ml di liquido, che potrebbe anche essere semplice acqua. Un po' te lo sconsiglio, perché comunque dobbiamo sempre pagare il cervello, vogliamo sempre avere questo appagamento anche psicologico del nostro cibo, e un latte vegetale anche a mandorle, a nocciola, quant'altro potrebbe appagarci di più. Mischiamo, ok, ti dico il segreto di fare un buon pancake: di non mischiare troppo, perché lo vuoi un po' grumoso, lo vuoi che ha qualche densità, cioè non è una crepe, la crepe deve essere tutto ben amalgamata all'impasto, invece il pancake un po' farinoso, un po' grumoloso va più che bene, così mischio ma non troppo, ok? Già la consistenza, devo dire, con 8 tablespoons, che vuol dire 8 cucchiai da tavola più 150 ml, devo dire è giusto, ok? Però quello che sono curioso io è sapere il sapore, perché ripeto, sono americana, il pancake è roba nostra. Scusate, però che mi rendo conto che vivo in Italia e voi avete fatto la pasta, avete fatto la pizza, avete fatto le scaloppine, avete fatto le
il risotto di radicchio con le frullato di gambero rosso, quant'altro, ma noi di pancakes ci intendiamo. Ecco, questo è l'impasto, vedi, non mischio troppo perché la vuoi un po' grumoso, ok? E adesso andiamo a cucinare i nostri pancakes. Mi raccomando, è il fuoco non deve essere né troppo alto né troppo basso, perché se è troppo alto si brucerà esternamente e internamente rimarrà liquido. E aggiungeremo magari un po' di olio di cocco o un po' di olio di oliva, non necessita tantissimo, la cosa importante è che non si attacca, per non farlo attaccare sotto, ok? Olio di cocco è sempre fantastico perché è un medium chain fatty acid che aiuta anche la microbiota. Il tuo pancake si allargerà da solo, ok? Non metterli troppo vicino perché altrimenti rischi che poi si attaccano uno all'altro, e lo lasci cuocere. Ecco il nostro protein pancakes, ok, finiti. L'altezza è giusto perché devono essere un po' spessi, un po' croccantini sia sulla parte diciamo superiore che inferiore, con un po' di spessore. Apriamo, vedi che sono fumanti, ok? E la consistenza è giusta? Il sapore è buono. Un pancake non è mai troppo dolce, perché poi dopo sopra il pancake devi mettere qualcosa di lussurioso, qualcosa di veramente goddoreccio. Allora potete utilizzare il miele, sciroppo di acero, ma sciroppo di acero genuino, quello che sciroppo di acero che viene dal Vermont, dalla Canada, senza zuccheri aggiunti, ok? È un dolcificante estremamente buono da una parte, ma anche sano dall'altro. O altrimenti ti faccio vedere una novità, la novità del nostro Food Spring Protein Cream è arrivata! E io sono molto contenta, perché questo protein cream è qualcosa di veramente buono, perché ha 30% meno carboidrati ma tante proteine. Devo dire che onestamente sono arrivate in casa mia due di confezione, ma uno si è sparito in circa 24 ore perché è stato letteralmente turbo aspirato dalla mia famiglia, me incluso, non è che solo mia famiglia l'ha mangiato. E qui abbiamo la famoso cibo peccaminoso per eccellenza italiano, ossia una simil Nutella, ok? Questa crema cioccolato con nocciole che ha la consistenza giusta, ok? Però è alto contenuto proteico, non è dietetico, diciamo la verità, che ha sue calorie, ha pure tante calorie. Però ritorniamo sul fatto, non è quanto mangiamo ma che cosa stiamo mangiando. Allora, più proteine ci può aiutare alla fine del nostro allenamento di avere che cosa? Proteine e zuccheri nella finestra anabolico post allenamento. Con il mio protein pancakes posso mettere un po' della mia crema proteica. E non sembra che sto mangiando una cosa tra virgolette sano. Foodspring, siete geniali. Non diresti mai che stai facendo una cosa tra virgolette salutistica per il vostro corpo. Provate. Allora, da americana approvo pienamente, a un voto 10 nel nostro protein pancake. E se volete veramente provare una cosa straordinaria, il nostro protein cream, che può essere utilizzato su protein pancake come una, diciamo, un snack post allenamento sano e anche veramente gustoso. Ciao a tutti! Non dimenticate, scusatemi, mi stavo dimenticando, che se utilizzate il mio codice sconto GILYT avrete 15% di sconto su foodspring.it, così approfittatene, perché potete prendere un sacco di prodotti Foodspring con uno sconto pari al 15% e godere di più la vita. Ciao a tutti!